Music. News. Sport. Every day for you on the web. LeccoChannel.it. The Blue Light Blue Radio. Giacomo, ancora una volta gli onori della cronaca. Questa volta le tue parate sono servite quantomeno a preservare una situazione di minimo svantaggio e poi a preservare un pareggio, portare a casa quantomeno un punto che sicuramente non vi farà felici, ma è meglio di niente. Sì, sicuramente ogni punto non è buttato. Sono felice della prestazione che ho fatto, della prestazione che ha fatto la squadra. Poi mi sento anche di dire di ringraziare i tifosi, che ci hanno sostenuto anche in un primo tempo brutto e ci sono stati vicini. Bene Giacomo, adesso come si riparte? Insomma, la settimana appena passata vi lascia un po' uno strascico di polemiche abbastanza intenso, insomma. Ma sicuramente, però la squadra è in crescita anche perché nelle ultime tre partite, secondo tempo, le altre squadre non sono uscite dal centrocampo quasi mai. O comunque è normale che ti trovi magari a concedere qualcosina perché cerchi di vincere o comunque di, come è stato successo domenica, di recuperare. Però le prestazioni ci sono state, soprattutto nei secondi tempi. Io infatti ripartirei proprio dal secondo tempo e da una squadra in crescita al di là della cronaca. 5 punti di distacco dalle prime due in classifica dopo solo 4 partite, però sono obiettivamente un distacco già troppo pesante. Sicuramente 5 punti sono 2 vittorie, abbiamo ancora gli scontri diretti, a parte quella Pro Padel che l'abbiamo già fatto, però siamo alla quarta di campionato, ce ne sono ancora 30 e passa, è troppo presto per parlare di distacco. Grazie Giacomo, buon lavoro. Anche a voi. Digno, si è discusso diciamo delle tue prestazioni, delle tue posizioni in campo, al di là del fatto che è difficile poter considerare una squadra già al 100% dalla forma adesso che è solo il 19 di settembre. Comunque, come valuti il tuo inizio di campionato? Chiaramente l'inizio è... potevamo fare tutti di più e siamo legati ai risultati, come si è visto, e non stanno arrivando per una serie di fattori che metti quello che vuoi, arbitrale, si è discusso di tanto, io non mi piace attaccarmi agli alibi, no? E quindi dai, si poteva fare di più un po' tutti, io stesso mi sento che mi manca qualcosa e devo cercare assolutamente di alla veloce di mettermelo dentro la mia testa, nelle mie gambe, in campo, perché insomma possiamo fare di più, c'è rammarico, ecco. Poi quando pareggi queste partite ti dà fastidio, poi vivere una settimana così, dai, con un pareggio è brutto, e quindi vogliamo vincere. Quel qualcosa che hai detto mancarti l'aveva ripetuto anche Moreno la scorsa settimana. Sembra mancare un po' a tutta la squadra, nel senso tanti lati dello stesso volto. Anche contro Pontiso abbiamo visto il primo tempo in difficoltà, avete avuto poi l'occasione con Cristofoli e poco altro, sì, nella ripresa poi mezz'ora di pressing e l'ultimo quarto d'ora di veemente pressione che ha portato anche al pareggio. Esatto, questo dimostra che non è una cosa fisica, non lo so, e forse tanto mentale anche, in questo momento è così, sappiamo che è il nostro difetto attuale, che magari partiamo forti 10 minuti, poi la prima volta che magari ci impensieriscono là dietro e ci chiudiamo dietro, smettiamo di giocare, sbagliamo troppo e poi il secondo tempo chissà perché è un'altra partita. Dobbiamo cercare di invertire questa cosa qui, possibilmente trovare il gol il primo tempo che sarebbe poi un'altra partita, no? Adesso passare in vantaggio il primo tempo. Poi magari l'avversario si sbilancia di più e quei contropiedi, anziché darli a loro, li possiamo far noi. E secondo me è quello lì il nostro difetto adesso che dobbiamo limare. Ecco. Grazie Enrico, buon lavoro. Grazie a te, ciao. Music. News. Sport. Every day for you on the web. LeccoChannel.it. The Blue Light Blue Radio.